Salve a tutti e benvenuti a questo nuovo esercizio di tattica relativo al quaderno di tattica. Questo esercizio è probabilmente uno dei più difficili che abbiamo visto finora. Consideriamo questa posizione quindi con mossa a nero. Vediamo che il re nero, come prima cosa, appare subito in una posizione molto brutta. Poverete è chiuso dai propri pedoni quindi sembra proprio che possa rischiare di prendere il classico matto del corridoio. Inoltre è anche nell'angolo quindi questo rende ancora più problematica la sua situazione. Tuttavia da parte del nero ha ben due pezzi che stanno coprendo la casa D8 quindi per il momento un attacco di torre in questa casa non è sicuramente possibile, probabilmente. Cosa gioca il nero? Il nero decide di passare all'attacco perché, a parte questa alfiere, tutti gli altri pezzi sono un po' passivi. E gioca donna e 3, ok. Con questa donna attacca la torre che potrebbe venir presa con scacco. Questa è una minaccia abbastanza forte del nero. Ok, ora tocca a voi. Pensate un po' a qual è la mossa migliore del bianco e trovate tutta la combinazione. Mettete in pausa pure il lettore se volete pensarci a lungo. Mi sa che stavolta sarà sicuramente necessario. I fondamenti della tattica richiesti in questo esercizio sono il sacrificio, quindi il bianco sacrificherà un pezzo, l'adescamento, un pezzo del nero verrà costretto, forzato a fare una mossa che lo porta in una casa svantaggiosa dove potrà subire un altro attacco oppure da cui potrà scaturire un'altra combinazione e infine l'attacco doppio in questo caso il matto del corridoio viene soltanto minacciato eh, serve solo come minaccia per evitare certi, che, che ne possa fare certe mosse ok anche questa non è una combinazione di matto una combinazione in cui il bianco guadagna materiale e mh, sì, eh, qui ne ha bisogno perché, se vedete, contate pedoni, nonostante il materiale sia pari come pezzi maggiori, il nero ha molti più pedoni. Ok, il problema qui del bianco è che ehm, dopo ogni mossa che può fare, che non è molto forzante, il nero potrà rispondere. Donna per torre, scacco e eventualmente fare entrare il re bianco in un giro di, di scacchi, quasi infinito, ottenendo quasi sicuramente la patta. Vediamo, infatti, alcuni esempi. Supponiamo, ad esempio, donna per torre, il bianco prende la torre, ma senza scacco. Ora sta veramente minacciando matto con questa mossa. Però il nero può prendere la torre con scacco. Rientra in parità materiale. Re H1 e dopo una serie di scacchi si capisce che sia cavallo che donna sono fuori dalla difesa non può evitare di concedere la patta per ripetizione di mosse o perpetuo come volete alternativamente il bianco potrebbe pensare di catturare l'alfiere così ora ben due pezzi sul um, sul punto d8 per dare matto, però anche in questo caso non è sufficiente perché dopo donna per d2 scacco il nero guadagna materiale, re ad esempio un g1 e g5 blocca qualsiasi iniziativa della donna su questa diagonale. Non, non che fosse necessario, però uh, a, a questo punto la donna è particolarmente chiusa e non potrà. Uh, agire. ora se il bianco cattura con il pedone se apre anche questa colonna l'attacco del nero difficilmente potrà essere fermato infine il bianco potrebbe pot tentare immediatamente di risolvere il problema della torre portandola in D8 dando scacco forzando quindi il nero a ricatturare l'alfiere e dopo rifacendosi sulla torre nuovamente qui c'è la minaccia di matto ma Dopo H6 il nero si può in qualche modo salvare, donna F8, re H7, qui la donna recupera un pezzo, ma a questo punto donna per F4 e il vantaggio del bianco non è sufficiente perché ha solo un cavallo in più mentre il nero ha ben 4 pedoni in più, quindi qui magari con un pochino di difficoltà e grazie al fatto che il re bianco è abbastanza esposto il nero dovrebbe riuscire addirittura a vincere. Ok, vediamo quindi la combinazione vera e propria. Bene, qui il bianco deve pensare a un'altra tattica, una tattica più forzante che non permetta al nero di uh, iniziare il proprio attacco magari con la donna. Questa tattica parte con cavallo F7 scacco. Ok, questo sembra un sacrificio ma non lo è, perché ovviamente il nero non può prendere, finisce col prendere matto matto del corridoio. Qui può solo interporre pezzi. Il bianco prende sempre dando scacchi. Alla fine riesce a dare matto. Ok, quindi il nero è forzato a muovere il re in G7. Okay, vediamo di continuare la combinazione. A questo punto, il bianco potrebbe dire che okay, pre prendo la torre. Non va ancora bene perché c'è comunque donna per D2. E il nero, senza l'ausilio di questi due pezzi del bianco, qui può addirittura dare scacco matto perché ha a disposizione addirittura anche la casa F3. Alternativamente, donna per alfiere, minacciando nuovamente questo matto però qui donna per due scacco e dopo che il re ha mosso il nero fa fuori anche il cavallo e ovviamente qui non c'è più speranza per il bianco. Ok, il bianco deve continuare quindi il proprio attacco e la mossa giusta è cavallo h6 scacco. Questa manovra ricorda un pochino il mattafogato soltanto la donna non è su questa diagonale, quindi non può eh, essere realizzata esattamente in quel modo vediamo quali opzioni qui ha il nero ovviamente non può prendere il cavallo perché il pedone è inchiodato quindi dovrà in qualche modo spostare il re la mossa giusta qui è re h8 perché se viceversa il re andasse in f8 qui il bianco prende la torre a sua volta con scacco quindi guadagno un tempo e dopodiché c'è matto in ogni caso perché se il re è 8 subito donna f7 matto Viceversa, se il re è 7, donna F7 matto. Se interpone l'alfiere, che è quello che fa sopravvivere il re nero un po' più a lungo. Torre di 8 scacco unica Donna d di 7 matto. Ok, quindi il re nero deve per forza andare in H8. E ora possiamo dire che il più è fatto. C'è soltanto l'ultima fatica. Ora al solito il bianco non può prendere la torre perché il nero prende la torre e come prima eh, il bianco va a star male, non riesce a dare un matto in fondo. Cosa può quindi fare il bianco? Anche cavallo per torre non va bene perché al solito si chiude la via alla donna. Minacciasi il matto, ma qui c'è sempre donna per torre e poi il bianco va a stare male anche in questo caso comunque in ogni caso il nero c'ha la patta ma eh, qui va addirittura a stare meglio non, non stiamo a vedere questa combinazione ok come fa qui il bianco a guadagnare un pezzo il bianco può sfruttare effettivamente cavallo per torre ma non subito perché la deve sfruttare guadagnando un tempo, se riesce a giocare cavallo per torre, magari dando scacco, poi avrà un'altra mossa gratis e potrà catturare anche la donna. A luce di questa piccola considerazione, viene quasi naturale giocare donna per g7. Scacco, il nero è forzato a catturare la donna, e qui cavallo per torre, il bianco recupera una torre il rimoverà dove gli pare e il bianco guadagna un altro pezzo. A questo punto i tre pedoni di vantaggio, eh, anzi i due pedoni in questo caso di vantaggio del nero, non sono sufficienti a compensare una torre intera di vantaggio del bianco e quindi il bianco qui dovrebbe vincere abbastanza facilmente. Ok, per ora è tutto, buon esercizio di tattica, ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!